Cari amici del giornale popolare.it, questa mattina siamo in un luogo fantastico, come state vedendo dalla location. Siamo nel comune di Civitella Paganico, nella provincia di Grosseto, quindi in Maremma. Tanto verde quanto anche ricordi storici. Qui abbiamo una struttura che ci ricorda un po' l'antica costruzione che c'era qui in questo luogo, che ormai la vegetazione se la sta veramente ingollando. E purtroppo questo luogo, questo piazzale che c'è qui, è preso d'assalto dagli incivili. E guardate cosa abbiamo scoperto. Guardate veramente quanto rifiuto c'è, veramente è impressionante. È veramente impressionante vedere tutta questa struttura che sta ancora parzialmente reggendo con tutto questo rifiuto pericoloso. Sappiamo degli incendi che sono successi in questa zona tra Cinigiano e altre zone qui veramente vicino. Ecco, immaginate se questa struttura qui prendeva fuoco con tutto questo Ethernet all'interno. Ecco, vogliamo cercare di attenzionare a questo punto chi di competenza e di dovere per bonificare questo luogo. Sentiamo veramente anche una forte puzza di animale morto, spero, forte. Guardate che struttura. Qui c'è un lungo corridoio pieno di archi. Vedere tutto questo è veramente un cazzotto al cuore. Ripeto, siamo sulla strada provinciale 40-45 che porta verso Sasso d'Ombrone nel comune di Civitella Paganico, all'interno di questa struttura piena zeppa di Ethernet. Il giornale popolare.it, Lorenzo Marcineschi.